30 settembre, ultimati in anticipo i lavori per quanto riguarda tutta la parte interna ovviamente di questo intervento. Ci resta ancora sistemare i residui esterni che avverteranno per altri due settimane, 10 giorni di lavorazioni, ma poi insomma ecco, sarà tutto completato come da cronoprogramma e come da contratto. Un intervento importante, 500.000 euro di investimento del bilancio comunale per un ampliamento di circa 90 metri quadri, un ampliamento che vedrà nuovi locali per la preparazione dei cibi, quindi una cucina dedicata per i celiaci, locali adeguati per il personale che lavora all'interno della struttura, quindi nuovi spogliatoi, nuovi bagni, una parte amministrativa. Oggi questa struttura potrà essere adeguata completamente a tutte le attuali normative per la sicurezza, ovviamente per l'igiene, e appunto di questo siamo orgogliosi. Ci tengo a sottolineare che l'intervento della pluriservizio è stato un intervento che si è visto svolgere assolutamente all'interno del periodo estivo, come eravamo rimasti d'accordo, in maniera da non intaccare quello che erano i periodi di fruizione dei clienti, quindi dei ragazzi. Ormai da anni questo non è solo un luogo dove si soddisfa un bisogno primario, ma è un luogo di diversi significati. Il primo ovviamente è quello dell'educazione alimentare. Ormai gli studi scientifici da tempo hanno consolidato quello che è il sapere che la prevenzione passa dalle corrette abitudini alimentari e la nostra salute è strettamente legata a quello da cui ci cibiamo. Quindi questo è un aspetto importante, i progetti sono innumerevoli e percorsi nel corso degli anni ormai si sono consolidati in una consapevolezza diffusa. L'altro aspetto è quello della conoscenza. Uno studio degli Stati Uniti risalente a pochi anni fa attestava che una buona parte dei bambini non fosse in condizione nemmeno di distinguere le verdure, quindi è importante riscoprire la stagionalità, quelli che sono gli alimenti, conoscere le proprietà, questo come consapevolezza di adulti ma anche di bambini. C'è poi importante l'aspetto dell'educazione ambientale, perché nella mensa non viene fatto uso di plastica monouso, ci sono ovviamente le posate in acciaio inox, i bicchieri di vetro e quant'altro. L'altro aspetto importante è quello dell'economia, perché la nostra mensa si rifornisce da produttori locali, questo vuol dire circa 800 pasti il giorno, di cui le materie prime vengono approvvigionate da aziende che sono del territorio, e questo ovviamente induce un circuito economico positivo nel nostro territorio. L'ultimo aspetto, che è quello altrettanto significativo, è quello della funzionalità dell'edificio. Per questo oggi inauguriamo di nuovo la mensa comunale, perché abbiamo fatto circa 500.000 euro di interventi che sono diretti al benessere sia dei bambini che ne fruiscono, sia degli insegnanti, sia di chi vi opera in cucina o nella parte amministrativa.